Voi avete imparato a fare un po' di calcoli con i vettori, no? In fisica. Quindi voi avete un vettore, a volte lo dovete decomporre lungo come somma, che ne so, gli altri due vettori. Questo lo sapete fare. Quindi si fa la somma dei vettori, si fa colare e fare colare. Ok? Per esempio, ecco, questo pure è carino che rimanga registrato. Qualcuno di voi era tifoso di seguiva le regate dell'America's Cup? Mai, perché siete troppo piccoli. Allora, l'America's Cup è stata popolare in Italia, ultimamente è diventata di nuovo popolare, però è cambiata la formula, quindi era ormai una cosa per una nicchia di pubblico. Però è stata molto popolare in Italia negli anni, primi anni 90, perché c'era una barca italiana, il Moro di Venezia, che era arrivata a vincere non l'America's Cup, ma era arrivata a vincere la sfida dei Challenger, che le regole di questa regata, che è, diciamo, la gara di vela più importante, più famosa del mondo, prevedono che il detentore sfidi il vincitore degli sfidanti, cioè prima si sfidano tutti gli sfidanti tra di loro, il vincitore di questa sfida dei Challenger, che ha appunto un nome, non mi ricordo come si chiama, Coppa, qualche altro nome. Il vincitore di questa Coppa poi sfida per l'America's Cup il detentore. Quindi il detentore di diritto va in finale, diciamo così. E ci sono due o tre cose carine come storie legate a questa America's Cup. Allora, un primo fatto carino, che non c'entra con le serie di Fourier, però è carino perché c'entra con i vettori. Vi siete mai chiesti come facciano le barche a navigare contro vento? Io non lo dico. Però si può fare appunto con la vela triangolare, perché tu puoi orientare la direzione della vela, con le vele quadrate no. Infatti la differenza tra vela greca e vela latina è quella che ha permesso la navigazione nel Mediterraneo. La vela latina, voi avete la barca, qua c'avete un albero, qua c'è quest'albero qui, si chiama bomma, e qua c'è attaccata la randa e la vela. Poi ci sta un'altra vela di qua, il Genoa, quella serve per aumentare l'efficienza. Per spiegare come possa andare la barca contro vento, si può spiegare con la semplice randa. Però non basta questo, ci vuole pure che la barca sotto abbia una pinna che si chiama chiglia, una pinna in verticale, così. Per quale motivo? Allora, se tu allora la regata a bastone, si dice, viene sempre fatta in maniera tale che il vento arrivi da nord. Cioè loro aspettano un po' sul campo di regata, vedono da dove viene il vento, allora il vento viene in questa direzione qua, allora loro mettono una boa qua e una boa qua. Allora tu devi supponiamo questo per convenzione, lo chiamiamo nord, tu devi andare da sud a nord e poi da nord a sud. Ora qual è il problema? Quando tu vai da nord a sud, monti una vela che si chiama spinnaker, cioè c'è il vento in poppa, metti sta vela che prende il vento, che ti gonfia la vela e ti spinge avanti e vai, perché questo si capisce facile. Ma come fai ad andare contro vento, esattamente contro vento? È molto semplice. Allora, è tutta una questione di proiezione di vettori. Ve lo posso spiegare in modo più complicato, però in realtà è la spiegazione è esattamente questa qui. Diciamo l'essenza, poi chiaramente sì, i dettagli sono più complicati. Allora, prendi la barca e mettila in maniera tale che formi un certo angolo. Ok? Facciamo un angolo, un angolo un po'. Ok, la barca sta così. Adesso metti la vela in maniera tale che faccia un angolo meno, diciamo,
insomma devi girare da questa parte. Allora, che cosa succede? Il vento agisce sul baricentro della vela e agisce in questa direzione, perché il vento viene in questa direzione qua. Però il vento, immaginate che la vela sia un piano, non lo è curva, però è come se fosse un piano in realtà, perché il piano è determinato dai tre, questi tre punti qua, ok? Che sono quelli dove poi, diciamo, agiscono le forze. Allora, e le forze devono agire sul piano che passa per quei tre punti. Allora, che succede? Questo vettore qui, facciamolo molto intenso, perché, diciamo, siccome la vela è molto grande, raccoglie una forza molto grande. Allora, cosa potete fare? Questo vettore lo dovete scomporre in due direzioni ortogonali. Una che è perpendicolare al piano e l'altra che è parallela al piano stesso. Ok? Allora, come vedete, per fare questa scomposizione io ho una cosa del genere. Cioè la mia forza si scompone in due forze, una perpendicolare al piano della vela e una parallela al piano della vela. Ok? Ora, quella parallela al piano della vela non opera, perché è come se scivolasse sulla vela e non incontra resistenza. Poi invece perpendicolare al piano della vela è quella che la barca sente. Ora, questa forza qui farebbe scarrocciare la barca verso su. Qui però cosa facciamo? Questa forza viene trasmessa all'albero maestro, quindi la riportiamo parallela qua. Vabbè, io sono una franfa di sì. Ok, quindi tramite l'albero maestro si scarica qua, però a sua volta si può scomporre lungo due direzioni, una longitudinale sulla barca e una perpendicolare alla barca. Allora vedete che il grosso è perpendicolare alla barca, però c'è una componente che è longitudinale lungo la barca. Allora, quella che agisce in senso perpendicolare alla barca farebbe scarrocciare appunto la barca. Però qui entra in gioco la chiglia. Se c'è la chiglia come è fatta? È una specie di lama che nella direzione perpendicolare all'asse della barca oppone un'enorme resistenza, perché vedete com'è fatta? Quindi c'è un'enorme superficie e quindi, siccome sotto c'è l'acqua che per far scarciare la barca, la chiglia dovrebbe spostare l'acqua, l'acqua oppone resistenza. Quindi questa componente è come se non ci, di fatto come se non ci fosse. La resistenza dell'acqua è talmente elevata che quindi alla fine rimane, l'unica componente che rimane è questa componente che sembra piccola, però va lungo la direzione dell'asse della barca. E come potete notare dalla composizione che abbiamo fatto, se lo rifate a casa con un foglio millimetrato viene meglio, va verso la punta della barca. Ok? Ora però che cosa succede? Succede che questa, andando verso la punta della barca, fa avanzare la barca, però la barca non avanza verso nord, ma avanza in una certa direzione, con un certo angolo. Ovviamente per questione di simmetria potrebbe avanzare di qua o potrebbe avanzare anche di là. Ok? Questo fatto ha delle conseguenze interessanti. Prima di tutto calcolare gli angoli. Gli angoli, se lo fate supponendo che tutto quanto sia, diciamo, dovrebbero essere 30 e 60, però in realtà gli angoli veri sono più stretti. Le barche riescono a spingere un po' di più il vento. E però insomma ogni barca c'ha, cioè il timoniere sente quando cambiando un po' l'angolo della barca se la barca va un po' più veloce, un po' più lenta, quindi in qualche modo anche per esperienza ottimizza la velocità della barca. Adesso poi c'ha degli strumenti che gli dicono, e comunque c'è un angolo ottimale nel quale la barca ottimizza. In realtà la questione da ottimizzare non è la velocità in questa direzione, ma è la componente della velocità in questa direzione, perché è chiaro che questa qua mi porta da una parte, io qua la devo compensare se voglio arrivare al punto nord andando dall'altra parte. Perciò fa un zigzag. Esatto. La questione più interessante è qual è? Che per andare da sud a nord io sono costretto a fare uno zigzag. Proprio perché?
la componente verso nord, diciamo sull'asse y della velocità, mi è utile, la componente sull'asse x mi è inutile, perché io nell'asse x non mi devo spostare. Quindi cosa devo fare? Se prima vado a destra poi devo andare a sinistra, se prima vado a sinistra poi devo andare a destra. Questo cosa fa sì? È, diciamo, in matematica, questa caratteristica è la soluzione di un'equazione differenziale che si chiama equazione egonale, che fa sì che non ci sia un'unica soluzione, ma ce ne sono tantissime, perché io lo zigzag e lo posso invertire quando mi pare, cioè posso fare così, questa si chiama soluzione massimale, oppure posso fare così, oppure posso fare così, cioè gli angoli sono sempre quelli, però io posso decidere di fare lo zigzag, basta che non vada fuori da queste due linee qua. Queste due linee qua si chiamano ley line, linee di giacimento. Ok? Sono delle linee immaginarie dove non conviene uscire quando si va a fare la regata. Allora, che cosa succede? Succede che uno, per esempio, se ne può andare di qua e un altro, con gli, esattamente gli stessi motivi, può fare la volta. E dove conviene? Non c'è una cosa che conviene. O meglio, c'è una cosa che conviene. Perciò diventa il match race, diventa interessante. Teoricamente non c'è una direzione che conviene. Però cosa succede? Guardate questa situazione. Allora, io voglio andare da sud a nord. Questa navigazione controvento si chiama navigazione di Bolina. Allora, quello che manovra la barca A se ne va da questa parte, quello che manovra la barca B se ne va da questa parte. Fanno lungo le line e ciascuno dei due potrebbe avere ragione, o tutti e due hanno ragione. Il problema è che il campo di regata è largo diverse miglia. Ora, che cosa succede? Quando le barche sono vicine, il problema non è grave, ma in questo istante qua, dove le barche distano 2 chilometri o più chilometri, che succede se gira il vento? È chiaro? Allora, qual è il problema? Se gira il vento, immaginate che le barche siano una qua e una qua, che succede secondo voi? Cambiano la componente della forza. Cambiano le line, cioè se gira il vento di questa cosa, le line si spostano così. Quindi che succede? Che questo stava di qua è si è avvicinato moltissimo, sì. Mentre questo qua invece si è allontanato. Viceversa, se girando girava dall'altra parte favoriva questo di qua fino a un certo punto. Se questo stava qua invece è addirittura andato oltre le line, diventa peggio. Quindi a seconda di come cambia il vento, se le barche sono molto lontane in senso orizzontale, possono esserci dei vantaggi pazzeschi per il fatto che girate il vento, non perché la barca è migliore. Allora, che cosa succede? Succede, qualche volta è successo in questi match, tu vedevi una barca che stava di qua, l'altra barca stava 800 metri di là, la barca teoricamente stava in vantaggio di 30 secondi, a un certo punto vedevi che l'indicatore del vantaggio, cioè 30, 29, 28, 27, 26, cioè a un certo punto, in pochissimo tempo, da quello da 30 secondi di vantaggio si era trovato con 40 secondi di svantaggio, perché era girato il vento. Allora cosa succede? Che normalmente la barca che sta davanti tende a controllare la barca che sta dietro, cioè questo gira di qua e lui gira di qua pure lui, questo inverte gira di qua e questo gira di qua pure lui, cioè quello che gira per primo è quello di dietro, perché tende a sparigliare la gara, quello davanti tende a girare perché dice se lui va di là e io vado di qua, poi se lui è fortunato mi supera. Invece così io sto davanti e non mi supera mai. Ci sta anche un'altra questione: lui prende il vento per prima, quindi se si riesce a mettere in mezzo tra il vento e la barca di dietro, gli danneggia pure il vento, quindi quando, se lo riesce a marcare stretto, fa sì che praticamente questo è difficilissimo che lo possa superare. Quindi nel match race di Bolina, quello di dietro tende che se ne vuole andare per i fatti suoi e quello di davanti tende a mancarlo. Ok? Quando invece vanno di foffa, cioè quando invece vanno in quest'altra direzione, che succede stavolta? Succede che quello di dietro che si vuole
portare dietro questo qua, perché se si riesce a portare esattamente dietro a questo, diciamo, gli ostacolerà il vento, la vela di quello davanti si sgonfia e lui magari riesce a farlo piantare e riesce a superarlo. E questo qua invece tende invece a smaccarsi. Cioè, quello che tende a mancare è sempre quello che sta tra il vento e l'alta banca. Quindi questo fatto era abbastanza interessante ed è un fatto di pure proiezione geometrica. Quindi qua dentro ci sono due fatti di matematica piuttosto importanti, diciamo... Che non ci pensano. Sì, insomma, che è un match race, cioè una gara, però ci sono due questioni di matematica notevoli che però, se vengono spiegate bene, sono interessanti per sé. Qua, chiaramente, se uno poi si appassiona al gioco, al match race, è bello, uno almeno capisce che cosa sta succedendo, no? Perché ci stanno quelli che spiegano, però diciamo. Un'altra questione interessante. Un'altra questione interessante è come sono fatte le vele. Allora, le vele, soprattutto la randa, è fatta così. Allora, qui ci sono delle stecche. Sono fatte così, sono rinforzate qua, ci sono delle stecche sopra che rinforzano, non è fatta a triangolo, ma è fatta a trapezio. Allora, perché è fatta a trapezio? In realtà, se andate a vedere, ci sono delle imbarcazioni del sud-est asiatico che hanno tradizionalmente la vela fatta così, però in realtà questa è stata ovviamente per merito, una delle cose che ha reso famoso un professore italiano molto bravo che insegna al Politecnico di Milano, però c'è pure una posizione in Svizzera, almeno a Losanna ce l'aveva, poi adesso non lo so, che si chiama Alfio Quarteroni. È stato pure da noi a Cassino una volta, ci ha fatto un seminario una decina d'anni fa. Questo qui perché come è diventato famoso? A parte che è molto bravo e diciamo, è responsabile della matematica numerica del Politecnico di Milano. Però è diventato famoso perché lui è stato consulente di Alinghi. Alinghi è stato praticamente il primo paese che ha vinto l'America's Cup senza avere il mare, perché era la barca che correva per la Svizzera. E correva per, diciamo, là c'erano, in genere queste cose sono molto danarose, quindi i partecipanti. Per l'Italia era prima... ha partecipato Gardini col Moro di Venezia, che era agrimo della Ferruzzi, e poi più di recente ha partecipato Bertelli con Prada, insomma, con Luna Rossa, e più di recente ci sono state altre parti pure italiane, però con meno possibilità di vittoria, Scalzone Latino, altri. Ultimamente pure ci sta, però da un po' che non va sempre. Ok. Alinghi invece correva per la Svizzera. Al tempo i detentori della America's Cup erano i neozelandesi ed era un po' che vincevano i neozelandesi in New Zealand. Allora lui che cosa ha fatto? L'imprenditore Bertarelli, che aveva messo i soldi per fare il team della Svizzera, commissionò a questo professore una ricerca, dice qual è la vela migliore per farmi vincere. Allora lui, io chissà quale progetto pensavo ci fosse, alla fine erano due dottorandi che erano per 3 anni su questa cosa, quindi mi sono messo a fare, ovviamente con un ottimo maestro, perché, insomma, comunque sono riusciti a dimostrare, a trovare qual era la forma ideale della vela, l'hanno realizzata. Ed effettivamente Alinghi quell'anno aveva le vele migliori di tutti e ha vinto. E quindi è diventato famoso in tutto il mondo. Ha vinto. C'è poco da fare, quando vince c'è la prova che hai fatto le cose bene. E quindi adesso poi questa forma è stata copiata un po' da tutti. Ultimamente è cambiata un po' la cosa, qua perché? Perché se c'è qualcuno di voi ha seguito un po'. Le regole le detta il vincitore, cioè il vincitore ogni volta può cambiare le regole. Quindi in particolare nelle ultime competizioni
si era arrivati a, ad avere i catamarani. Cioè, qual è il problema? Come è fatto un catamarano? Un catamarano è fatto con due scafi, qua c'è un ponticello che li collega e qua, sta, qua sopra sta l'altro. Quindi fatto, se lo vedi da sopra è fatto ad H e qua tra l'altro. Perché il catamarano, il problema del catamarano, da un lato può avere delle velocità esagerate, può arrivare a velocità enormi. Quando tu lavori in favore di vento, ovviamente non puoi superare la velocità del vento. Cioè il vento va a 30 all'ora, tu puoi andare al massimo a 30 all'ora. Ok? Vabbè, la velocità si misura in nodi. Quando vai contro vento, la cosa interessante è che puoi arrivare a una velocità superiore alla velocità del vento. Perché cosa succede? Quello che conta è il vento apparente, insomma questa, la vela diventa un meccanismo di estrazione di energia dal vento. Più la barca va veloce, va contro vento, più energia estrae, puoi arrivare addirittura ad avere una velocità superiore a quella del vento. Non puoi arrivare a una velocità infinita. A un certo punto la cosa si stabilizza, per quale motivo? Perché quell'effetto che vi dicevo è un effetto lineare. Invece la resistenza dell'acqua è un effetto quadratico, quindi a un certo punto la barca si stabilizza. Il fatto è che col catamarano, perché il catamarano è molto più veloce di una barca tradizionale? Perché uno dei problemi che affliggono le barche tradizionali quando vanno al vento è che si piegano. Allora, il catamarano, per come è fatto, offre ovviamente c'è un momento molto più grande, quindi non si piega così facilmente. E questo fa sì che quel meccanismo lavori molto meglio e quindi succede che il catamarano effettivamente può arrivare a velocità su. Il problema di queste velocità, di quando il catamarano va di bolina e quindi va contro vento, è che è pericoloso. È successo che si sia ribaltato, e quando si è ribaltato è successo che è morto uno. E da allora poi insomma sono successe, chiaramente ci sono state parecchie polemiche perché, però da allora non so dire le cose più recenti perché da un po' che non lo seguo, non me ne riesco. Queste annotazioni mi sembrano degne di essere, diciamo, messe da parte. Va bene. Ok, allora per quanto riguarda le serie di Fourier invece, vi ho detto che facevo il riassunto in 10 minuti. Tu hai visto, no? Cioè un vettore lo puoi scomporre come questo più questo, no? Su un piano spesso e volentieri scomponiamo i vettori come somma di altri due vettori. Se sei uno spazio tridimensionale lo puoi scomporre come somma di tre componenti indipendenti. Quello che si fa con le serie di Fourier non è altro che scomporre una funzione che viene vista come un vettore, come somma di componenti standard. Cioè, facciamo un esempio, tu hai una funzione periodica, cioè uno strumento che sta suonando. Allora c'è un timbro che si ripete periodicamente. Il timbro, la forma di questa grafica di funzione è il timbro dello strumento. Il periodo è la frequenza della nota. Per esempio, se questa frequenza è 220 Hz, cioè 220 volte al secondo, tu stai suonando un La. Allora, tu hai, per esempio, prendi un flauto, suoni il La, tu c'è una cosa periodica, fino a che sostieni la nota, quella cosa è periodica. Poi, ovviamente, tu puoi variare l'ampiezza, quindi puoi suonare più forte, quindi puoi alzare questa funzione, ma il timbro praticamente non cambia. Puoi cambiare la frequenza, invece dell'A puoi suonare un'altra nota, allora che cosa succede? Che lo stesso timbro ti ha un periodo un po' diverso. Ok, allora tu hai questa funzione. La funzione non è altro che un vettore. Il problema è che questo vettore si può scrivere come somma di componenti, cioè questa funzione qui si può scrivere come somma di seno e coseno, come una costante, più un seno di x, più un seno di 2x, più un seno di 3x, più un coseno di x, più eccetera eccetera, con dei coefficienti. Ora, in realtà, teoricamente le componenti possibilmente sono infinite, cioè la differenza rispetto a un
spazio bidimensionale, tridimensionale, che le componenti teoricamente sono infinite. Ok? Praticamente però, se, mi ricordo che mia sorella quando si è comprata il sintetizzatore nell'88, questo sintetizzatore era in grado di imitare una novantina di strumenti e praticamente di componenti faceva 3. Quindi con solo 3 armoniche riusciva a imitare vari timbri di 88 strumenti diversi. Riusciva a imitare il violino, riusciva a imitare il pianoforte, riusciva a imitare altre cose. Allora chiaramente non era sofisticato come i sintetizzatori che ci stanno adesso, perché la memoria era limitata, quindi lui 3 già gli costava fatica, però con 3 ce la faceva. Quindi già si riusciva più o meno. Chiaramente uno più componenti riesce a mettere insieme, meglio ricostruisce il timbro della funzione iniziale. E quindi, ok. Questa cosa si può fare con le serie di Fourier. Si fa molto spesso in analisi dei segnali, non si fa questa operazione, si fa un'altra operazione che si chiama trasformata di Fourier. La trasformata di Fourier serve a capire su quale spettro di frequenze il segnale ha energia. Ok? Quindi se c'ha avanti. Allora, quindi serve a capire dove il segnale c'ha energia. Allora, perché può essere utile questa cosa? Può essere utile per vari motivi. Allora, pensate di avere la corrente della vostra macchina, della vostra auto. Allora, secondo voi portano più energia le frequenze acustiche basse o le frequenze acustiche alte? Chiunque sia un appassionato di cosa sa che i bassi ci portano più energia. Tendono a portare più energia, perché io posso fare pure una nota a 20.000 Hz con violino altissima e tutta l'energia sta là sopra. Però non succede, perché ci vorrebbe un violino enorme. Comunque sarebbe molto complicato, invece è molto facile produrre una nota bassa che porta molta energia. Prendi un tamburo, più il tamburo è grande, più la nota è bassa. Dai una bella botta e ha voglia che energia che fai. Ok? Allora, questo fatto qui si capisce benissimo quando si va a fare la serie di Fourier, perché la serie di Fourier di energia è la somma di certi integrali al quadrato. La somma deve essere finita, anche se gli addendi sono infiniti, quindi si chiama una serie numerica in questo caso, e siccome la serie deve convergere, gli addendi devono andare a scemare. Più è, siccome gli addendi vengono sommati a partire dalle frequenze più basse, dalle frequenze più alte, tendenzialmente gli addendi, per quanto positivi, devono decrescere. Okay. Questo fatto fa sì che voi abbiate nel vostro sistema, diciamo, stereo in macchina, abbiate degli altoparlanti. In genere avete almeno 2 coppie di altoparlanti più, come si chiama? Twitter. Non Twitter. Quello è una di prima. Allora, quelli piccoli e quelli più grossi, come si chiama? Woofer. E poi ci sta il subwoofer. Che significa letteralmente? Al di sotto del tubo. Fatemi cancellare qua, questo non c'entra più. Che significa Twitter? Dove cinguetta. Cinguettante. Quello che è cinguetta. Allora, il Twitter porterà le note alte e quelle basse. Le alte, se cinguetta è solo. Woofer? Che significa woofer? Woof. Secondo voi che verso è? Appaiato. Significa appaiato. Quello che appaiato. Allora, il cane è una cosa, andate a guardare, perché non ho mai capito perché il cane in Inghilterra e in America fa uff uff.
In Italia fa bau bau e in Russia fa gaf gaf. In Russia il verso del cane è gaf gaf. Evidentemente c'è qualche distorsione sonora nell'orecchio del ricevente, perché più o meno, sì, è chiaro, più o meno sono simili i versi, però da bau a gaf, cioè, non possiamo certamente sostenere noi di essere quelli, insomma, non fa, forse fa più di me. Comunque, woofer che porta le note medie e basse. E normalmente, quando vuoi quelle estremamente basse, allora ci vuole una cassa di risonanza più grande. Non ci basta, per esempio, per quanto uno voglia fare una nota bassa, voglio fare una nota bassa, però le corde vocali sono limitate, sono lunghe un certo numero di centimetri, questo è il motivo che gli uomini possono scendere di più, perché sono più grossi delle donne, le corde vocali sono più voluminose, e se no dovete andare sul subwoofer. Che cos'è il subwoofer? Dove sta? In macchina, dove sta? Dovremmo andare sotto. Ah, sta dietro, sta nel portabagagli, perché un cascettone è una cassa tanto, perché ci vuole una cassa armonica grossa per fare le note basse. Ora, se come capita, tutti gli anni capita, quando sto a fare lezione, stiamo con la finestra aperta e passa la macchina con lo stereo a palla. Quando passa la macchina con lo stereo a palla qua sotto la strada, che cosa si sente da dentro? Solo, senti solo boom, 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 boom. Perché? Perché siccome questo porta un sacco di energia, e infatti il cascettone è una cassa, parliamo in italiano, è una cassa grossa, questo si sente a una certa distanza, perché chiaramente l'energia che ti arriva è immensamente proporzionale al quadrato della distanza ed è direttamente proporzionale all'energia emessa. Questo ne emette tanto, a una certa distanza questa rimane, le altre no. Mentre, allora dovrebbe valere anche il contrario, cioè il tweeter, se io in auto accosto l'orecchio all'altoparlante piccolo, dovrei sentire delle le frequenze alte che magari a una certa distanza non sento. Provateci e vedete che bello. Cioè, anche se il vostro stereo costa pochi soldi, se voi provate a mettere l'orecchio vicino al tweeter, vi accorgete che sentite delle cose, note musicali che già al fatto che stai seduto sul tuo sedile in macchina non le senti proprio. Ok? Cosa ne deduco io da questo? Che sprecare soldi per non stare in macchina non serve, perché se già con uno stereo da 100 euro mi perdo per il normale rumore che c'è nell'abitacolo, mi perdo l'80% di quello che fa il tweeter, qual è il senso di recuperare il 10% di maggiore fedeltà del suono quando in realtà già me ne perdevo più di quello perché c'è il rumore in macchina? Non già tanto senso. Cioè, è come se uno si mettesse a recuperare gli euro spiccioli quando già c'è una perdita di 100 euro. No. Siccome i costi degli stereo possono arrivare a cifre astronomiche. Oh, poi, sempre su questa cosa, c'era pure un'altra questione che però non attiene a serie di fulini. Che succede? Che succede? Se io faccio la negazione di questo segnale, cioè faccio il contrario, cioè, capito? Sì. Faccio meno F. Cosa sento? Questo è un fatto che mi è capitato, potete chiedere agli ingegneri, forse lo sanno meglio di me, però a me è capitato praticamente. C'era un primo dei primi programmini sul computer, io avevo la traccia musicale, potevo fare meno F. Ah, io, beh, voglio sapere che, perché potevi farlo sentire al contrario, usciva un macello, no? Il famoso l'urlo di Tarzan. Conoscete l'urlo di Tarzan? Come fa?
una cosa così. Allora, quello là, per ottenerlo, sono uno dei primi effetti sonori che hanno fatto, hanno preso una certa cosa, l'hanno girata al contrario, cioè hanno fatto un po' di macelli e hanno fatto uscire questo urlo che doveva essere. Ok. Allora io qua mi credevo che usciva chissà che cosa. Allora ho preso, ho fatto F, ho fatto meno F, ho ascoltato. È uscita la stessa cosa. Oh. Almeno al mio orecchio sembrava la stessa cosa. Però dico, ma come fai se la stessa cosa? La funzione è diversa, si vede che è diversa, e alla fine non sento la stessa cosa. Se ci pensi però, immagina di avere una sinusoide. Se tu fai il contrario, sembra una sinusoide, quindi non stai facendo altro che sfalsarla di una piccola. In realtà meno F è esattamente, pensa, tu batti sul tamburo, ottieni F. F è una funzione che ti rileva la pressione sonora dovuta alla vibrazione del tamburo, che prima batte dall'esterno verso l'interno e poi fa tutte le vibrazioni seguenti. Tu ti metti in un punto registra la pressione sonora e questo. Ok? Meno F, che cos'è? È tutto il contrario, è come se tu battessi sul tamburo dall'interno. Cambia, ma non da tanto. E invece di battere da sotto, batto da sotto, ma. Oh, e questa operazione, se voi andate a parlare con gli audiofili, equivale a scambiare i fili rosso e nero. Quindi quando voi avete un filo rosso e un filo nero che vanno alle casse. Ok? Se voi scambiate il filo rosso e il filo nero, è esattamente la stessa cosa che fare meno F. Addirittura ci sono dei CD che sono stati registrati con meno F, perché gli autori ritenevano che in questo modo fosse più bello ad ascoltarsi. Però gli audiofili sanno che in quel caso sul CD, almeno così mi ha detto uno di essi, quindi non so se sia una informazione ancora aggiornata, sul CD c'era un puntino rosso che significava, guarda, io te l'ho registrato con meno F, quindi se lo vuoi ascoltare giusto, o ti scambi i fili rosso e nero, oppure vedi con quale levetta sul tuo stereo devi cambiare per ascoltarlo giusto. Se per te non ti va bene che vuoi sentire meno F, vuoi sentire il suono originale. Quindi la cosa strana è che meno F, anche se tu vedi la forma del, diciamo, è completamente la funzione opposta, quindi sembra completamente diversa, in realtà ascoltarsi, la differenza è minima, la percepisce solo un orecchio veramente allenato. E se le mandi contemporaneamente? Se le mandi contemporaneamente non sa nulla. Perciò non senti niente. Non senti niente. Se le mandi in controfase, sì. Ed è il principio delle cuffie annullamento di rumore. Mm. Allora, le cuffie annullamento di rumore registrano il rumore e lo mandano in controfase. Se lo riescono a fare in tempo reale, poi ci sono dei meccanismi software per cercare di farlo più o meno, cioè tu lo fai con un, allora, facendolo con un tempo con un po' di ritardo, c'è cioè un po' di sfasamento, però tu puoi anticipare, in realtà dopo un po' puoi anticipare quello che viene, quindi ci sono dei programmi che migliorano la situazione, quindi praticamente ci sono alcune cuffie che ti fanno cancellazione dei rumori di fondo. Quindi tu hai le tue cuffie, ti metti le tue cuffie, tu senti il brano benissimo, anche se stai in mezzo alla metropolitana, in mezzo al casino, sta quello che sta facendo col martello pneumatico e quant'altro. Io sono sempre dubbioso, sui discorsi di intelligenza artificiale, perché bisogna capire. Allora, qua si possono fare delle battute, le battute si sprecano, perché mi ricordo, per esempio, negli anni 90 c'era in TV un dibattito, per tre quarti d'ora parlavano del nulla, cioè parlavano delle tecnologie avanzate, cioè era una specie di previsione del futuro, cosa sarà la tecnologia avanzata. Siccome non sapevano cosa ci avrebbe portato il futuro, dicevano, si riempivano solo la bocca di queste parole, di questa parola tecnologia avanzata. Al che mi ricordo che c'era un filosofo che li fece parlare per tre quarti d'ora, poi alzò la manina e disse: ma il problema con le tecnologie avanzate, in primo luogo, bisognerebbe capire a chi sono avanzate.
cioè rovesciando completamente il significato della parola. Cioè, fuori di metafora, c'è un collega che ha avuto la, diciamo, la mia stessa osservazione, però l'ha fatta con una battuta più aguda. Cioè, stiamo parlando di intelligenza artificiale o di stupidità sintetica? Cioè, nel senso, si possono fare in maniera artificiale cose molto intelligenti, ma anche cose molto stupide. Facciamo un esempio. Le famose cuffie di prima vanno benissimo, sono bellissime, eccetera, fino a che non vedi la notizia che quello là è andato a finire dentro la buca, con le cuffie è andato a finire dentro la buca perché? Perché non sentiva che ci stava l'operaio col martello pneumatico, non sentiva che la cuffia gli congelava tutti i rumori, e quindi lui non ha visto che ci stava una buca di 20 metri, ci andava a finire dentro, magari si è fatto molto male. Oppure, e cose di questo genere possono, cioè voglio dire, devi prevedere anche fuori di metafora. Sembra, e lo dico con tutte le limitazioni del caso, perché non voglio essere, diciamo, certamente citato dalla Boeing, però le notizie che vanno in giro, secondo i giornali, sembra che effettivamente l'aereo che è caduto l'altro giorno sia caduto per un errore software. Non è caduto per questioni meccaniche. La spiegazione che hanno dato finora è che l'aereo, qua c'è l'aereo, qua ci stanno i motori erano stati fatti più grandi ed erano stati spostati in avanti perché erano stati fatti più grandi perché così si risparmiava carburante. Allora il fatto di spostare in avanti aveva cambiato un po' tutti gli equilibri dell'aereo. Allora che cosa succedeva? Che bisognava riallenare, almeno così è stato detto, lo prendo con beneficio di inventario, bisognava fare il retraining di tutti i piloti, un'operazione costosissima, tra un sacco di cose, eccetera. Vabbè, però allora che cosa hanno fatto la Boeing? Ha pensato, giustamente, ci mettiamo un programmino, per quale motivo? Il motivo è che quando l'aereo va in decollo, quindi quando c'ha la punta che va in alto, deve stare in un certo angolo, perché se va con l'angolo troppo alto va in stallo, cioè il flusso dietro diventa turbolento e rischia di cadere. Allora che cosa hanno fatto? Siccome con i motori più avanti tendeva ad andare un po' alto, hanno messo un programmino che automaticamente quando andava fuori di questo angolo buttava la testa giù. Allora che cosa è successo? Cosa pare che sia successo? Si è creato un feedback negativo in cui questo ha cominciato ad andare un po' giù. Il pilota, che ha visto che non stava andando in alto, ha cercato di fare una correzione a mano per cercare di riportarlo su. Quell'altro sentiva la correzione e si incaponiva ancora di più e lo buttava giù. E praticamente l'aereo precipitava. E non si poteva staccare questo programma? Ci voleva tempo, non sapevano come fare, quindi insomma in realtà... 5 minuti. Nel giro di un paio di minuti, 4 minuti. Quindi adesso hanno fermato tutto, cercheranno di capire i dettagli di questa cosa. Intanto la Boeing ha perso un sacco di soldi e quei poveracci hanno perso la vita. Ma vi invito a fare solo un'altra riflessione, che è meno, insomma, non è così, la situazione non è così brutta come potrebbe far pensare questa cosa. Però effettivamente l'osservazione ci sta. Allora, voi avete sentito parlare di Internet of Things, Internet delle cose. Che significa? Significa che tra un po' le cose saranno connesse a Internet, avranno una propria connessione autonoma in qualche modo, perché questo potrebbe essere di qualche utilità. Per esempio, voi avete il sensore delle tapparelle che sa che sta per arrivare la bufera e tira giù voi non ci state e tira giù le tapparelle, così vi protegge casa. Oppure però diciamo ci saranno un sacco di conseguenze, alcune saranno positive, altre potrebbero essere negative. Vi faccio degli esempi pratici. Un primo esempio pratico, non so se l'abbiamo detto con voi, mi pare di no, l'ho detto ma con qualcun altro, pare che ci siano i produttori degli pneumatici che già si stanno fregando le mani, perché adesso stanno arrivando le macchine con la guida autonoma,
e con le macchine con la guida autonoma loro sono, già sanno che venderanno il doppio degli pneumatici di adesso. Il consumo maggiore? No. Perché? Perché la guida autonoma presuppone che i pneumatici siano integri, perciò controllano se... Ah, e ci sono i sensori che ti dicono andare a cambiare le gomme, se no ti fermo la macchina. Che tu, fino a quando la responsabilità è tua, sei tu, te le consumi fino all'ultimo, stai attento pure se non ti becca la polizia, eccetera, però vai avanti. Quando, fino a che sono, ci sta un po' di battistrada, vai avanti. La, e d'altro canto è più che giusto, no? Perché poi quando è dopo, è anche per una questione di assicurazioni, se quello non ti ha detto che le gomme non erano in stato perfetto e poi succede l'incidente, poi tu protesterai dicendo no, ma quello è il programma, non mi ha detto, allora il programma dice vabbè, appena sta a meno di 2 mm di battistrada vai a cambiare tutto. E quelle delle gomme ringrazio. Chiaro? Ok, questa è una conseguenza stupida, ma insomma comunque bisogna capire qual è la cosa giusta, però e comunque già può essere controversa, perché da una parte ci rimetti in sicurezza, da una parte ci rimetti in soldi. Bisogna capire qual è il giusto trade-off. Una cosa ben più grave potrebbe essere la seguente. Allora, immaginate che tutti i condizionatori d'Italia siano collegati a internet. Supponete che allora, un condizionatore per una stanza, quando, che potenza c'ha? 800 watt, più o meno là. Però quando lo accendi c'ha una corrente di spunto un po' di più, diciamo 1 kW e 2. Ok? Quindi certo, se ne accendi 2-3 insieme già ti scatta la corrente di casa, se ce l'hai a 3 kW, se ce l'hai a 6 kW no. In Germania ce l'hanno a 16 kW, quindi in Germania stanno tranquilli, non gli scatta. Che può essere peggio? Perché può essere peggio? Metti che, allora, un domani ormai è tutto elettrico, i condizionatori sono tutti elettrici, stanno in Italia 60 milioni di stanze e quindi tu c'hai 60 milioni di condizionatori. Ora mettiamo che ci sia un sistema operativo che nei controlli, per esempio, che ci stanno i condizionatori, c'hanno il sistema, mettiamo i telefonini, no? Mettiamo alcuni Android, alcuni un altro tipo, eccetera, eccetera. Allora, il sistema più diffuso controlla il 30-40%. Quindi 30-40%, un terzo di 60 fa 20 milioni di condizionatori. Allora, immagina che ci sia un virus che colpisce quel sistema operativo che dica a questi condizionatori di spegnersi fino a qua poco male e poi dica di accendersi tutti insieme, tutti alla stessa ora. E succede? Come minimo succede un blackout a livello nazionale, perché tu avresti 20 milioni per 1,2, 24 gigawatt di potenza istantanea di sbalzo sulla rete, chi li compensa? Normalmente tu c'hai le fluttuazioni della potenza, la potenza della rete elettrica italiana va dai 25 ai 50 gigawatt, di notte 25, di giorno intorno ai 40-50, secondo la rivista, no? Fa così, poi va su, poi giù. Ma gli sbalzi da un momento all'altro sono minimi. Tu immagina di mettere un gradino che questo sta a 40 e improvvisamente va a 65. Ecco, cioè, non esiste. A terra gli vengono i capelli dritti in testa, insomma. Comunque. Il problema è che se fanno in tempo, per esempio, se tu disaccendono 3-4 condizionatori e scatta il tuo relè e tu ti stacchi dalla rete, ancora può essere che succede solo il blackout. E un blackout a livello nazionale fa danni, perché 7-8 ore, poi prima di capire come succede, di riavviare tutti sono 7-8 ore, come è stato l'ultimo blackout nel 2003, mi pare. Però fino a là i danni sono ancora contenuti, saranno 10 milioni, 20 milioni, 50 milioni di danni, chi aveva la roba congelata che si è scongelata, eccetera, eccetera, chi stava in una situazione particolare dove serviva la corrente in quel momento non poteva far meno. Ma immaginate cosa succede se tu non ti riesci a staccare fisicamente dalla rete. Un sovraccarico di quel genere può far bruciare letteralmente i cavi. E immaginate se bruciano letteralmente, comincia a saltare il trasformatore, bruciano i cavi, cosa eccetera. Cioè, una cosa che ci vogliono 15 giorni per ripristinare tutta la corrente in città. Con 10 linee di codice. Cioè, queste cose effettivamente uno ci dovrebbe pensare prima, no?
sembra un film. Sembra un film, speriamo che non mi verrò mai questo film, perché diciamo nel momento in cui tu hai questa cosa, tecnicamente, diciamo tecnicamente che sia possibile, bisogna farci un attimo la tara, perché bisogna che il virus attivi, cioè abbia un orologio unico o possa fare. Però metti che abbiano messo questo orologio unico, c'è un segnale, perché c'è un segnale di orario, no? C'è un segnale orario. Che viene inviato per via etere, questo addirittura, e si può, è una radiofrequenza, si può percepire da in tutti i posti. Per esempio, se voi comprate gli orologi, ci stanno quelli sincronizzati, radio controllati, voi potete prendere, allora quello là magari su tutte queste condizioni si prende il controllo, se lo prende il giorno prima, il virus silenziosamente, poi in un giorno non sbaglia. Sbaglia meno di un secondo, quindi quando c'ha l'orario sincronizzato, allora il giorno dopo alle ore, a mezzanotte, colpisce. Capito? E poi quando ha colpito, se saranno tutte le... È chiaro che il controllo da remoto rende tutto più rischioso. Eppure anche quando hanno cacciato l'NFC non è stata la stessa cosa. Bisogna prevedere queste cose. Però in realtà prevedere non è un'operazione sempre semplice, perché si prevede, quando si prevede si prevede, quando molto più spesso succede che una cosa prima succede e poi dopo ti rendi conto che possa succedere. In questo caso l'idea è venuta, quindi si può prevedere, però diciamo c'è questa cosa qui. Ora, abbiamo penso più di una mezz'oretta, o mezz'oretta forse sì, no, un quarto d'ora. Un quarto d'ora, però una cosa volevo fare, questa è molto importante. Allora, volevo parlarvi dell'errore di prima e di seconda specie. Allora, questo è importante per capire i falsi negativi, i falsi positivi. Allora, facciamo, questo ha a che fare con un teorema di probabilità che si chiama teorema di bias, però non c'è necessità di studiare il teorema di bias. Andiamo a fare uno schema per capire. Allora, ci inventiamo il nome di una malattia rara, così non... La malattia rara in questione si chiama olocitemia. In realtà c'è una malattia, qual è? Come si chiama la malattia? Microcitemia, che non è una malattia, è diciamo una predisposizione all'anemia falciforme, no? Che sarebbe quando i globuli rossi sono più piccoli. Oh, olocitemia, olo significa intero, ce ne so, un'altra cosa di globuli rossi. Questa qua suppone che sia una malattia seria, grave, ma rara. Allora, in Italia ci avete 60.000 persone. Allora, di queste 60.000 persone, voi sapete che 1 su 1000, cioè 60.000, sono malati su questa malattia. Ovviamente tutti i restanti sono sani. Quindi i sani sono 59,94 milioni. Gli altri sono 0,07. È una malattia abbastanza rara, 1 su 1000. Ok. Adesso voi ve ne uscite con un test. Allora, diciamo che questa malattia è una diciamo, se viene diagnosticata in tempo si può curare, eccetera, eccetera, però se poi uno aspetta che arrivino i sintomi, poi dopo è molto più grave. Quindi perciò si fa un test, si fa uno screening. Allora, questo test
funziona così. Allora, se uno è sano e fa il test, al 95% gli dici che è sano. Anzi, facciamo il 98%. E il 2% gli dici che è malato. Questo qua si chiama falso positivo. Ok? Perché in generale quando vi dicono che voi siete stati positivi rispetto a un test, la notizia non è buona. Se un test è uno spirito positivo vuol dire che sei malato. Infatti si inverte la cosa. La notizia è negativa. Se prendiamo uno però che è malato, test, anche qui diciamo che al 90% ti dice che è malato, e al 10% ti dice che è sano. Questo è un falso negativo, cioè. Allora, come vedete, ci sono due tipi di errori. Io posso dire, vabbè, in questo caso io dico è sano e gli dico che è sano. In questo caso è malato e gli dico è malato, gli ho detto la verità. In questo caso era sano, gli ho detto che è malato, e in questo caso era malato, gli ho detto che è sano. È chiaro fino a qui? Ok, qui ci sono due tipi di errori. Allora, andiamo a vedere però che succede. Andiamo a occuparci solo di quelli il grosso degli errori sta qua. Questi qua non li recupereremo più. Magari faranno un test, un altro test un'altra volta, poi bisogna vedere se la probabilità di essere rivelati è sempre il 90% in maniera indipendente, perché se il test magari non gli ha funzionato la prima volta, gli funzionerà anche la seconda volta. Però questi qua, vabbè, questa è una questione di potenza del test, se il potere certi malati, certe cose non le rivela, non le rivela. Però questi qua, in genere c'è qualcosa che è andato storto, per cui è sano, ma sembrava malato al test. Allora andiamo a vedere quanti sono quelli che escono fuori malati al test. I sani erano 59 e 94 milioni. Per 10 alla 6 devo fare per 2 per 10 alla meno 2, perché la probabilità che uscissero malato uno sano era il 2%, quindi è 119,88 per 10 alla 4, cioè 1 circa 1,2 per 10 alla 6, cioè sono circa 1,2. Cioè voi avete detto a 1,2 milioni di persone sane che sono malate. Quanti sono i malati veri? Cioè, i malati che gli è stato detto di essere malati. Siccome erano 60.000, quindi 0,06 per 10 alla 6, per 0,9 sono 0,054 per 10 alla 6. Cioè, sono 54 per 10 alla 6. 54.000, il 90% di 60.000. Quindi voi, quando avete fatto questo screening, vi trovate con 1,200,000 persone che vengono allarmate senza niente contro 54.000 persone che effettivamente gli è stato detto il test che malati, che sono veramente malati. Questi qua gli ha fatto un servizio positivo, ma questi no. Allora, come si risolve questo problema?
non è una situazione tanto tanto dissimile dal reale, perché così succede, i falsi positivi ci stanno, Non si dicono i falsi positivi. E come fai a sapere chi è falso positivo? Tu non lo sai, se il test è uscito così, che ne sai, se è un vero malato o un falso positivo, non lo sai. Come si fa? Allora, una prima norma prudenziale dice, tu non dici alla gente che è malata. Dici, guarda, il test non è andato proprio benissimo. Dobbiamo fare delle analisi più approfondite. Qual è il problema? Il problema è che si risolve, sì, ma solo parzialmente, cioè lo devi spiegare a botte di forza, cioè devi far entrare in testa che non hanno, che non è sicuro che sono malati. Perché immagina che l'ovocitemia sia una malattia che si muore, oppure una malattia che possa portare a disabilità, tipo cancro o peggio. Quando ti arriva una letterina che no, dobbiamo fare un'ulteriore analisi, la strizza raggiunge livelli stratosferici. Chiaro? Oh, questa cosa qui, questo schema qui è, adesso se io mi chiedo qual è la percentuale di che uno sia riuscito positivo al test e sia veramente malato? Ah, che dovete fare? Dovete fare 54.000 su 1.200.000 più 54.000. Quindi più o meno 60.000 su 1.200.000 e 1 su 20, la probabilità è meno del 5%. La probabilità di uno che uno sia riuscito positivo al test sia veramente malato è meno del 5%. C'è una formula per tradurre questo in un conto preciso, però non è importante fare la formula, tanto la scordate. Se dovete ricavarvi la formula, dovete fare su schermo apposta. Adesso abbiamo fatto con i numeri, si può fare pure con le lettere, non lo faccio perché soltanto vi induco confusione invece che. Però diciamo, dovete capire qual è il problema. Cioè certe volte posso. Allora, perché io voglio trovare, normalmente cosa sono interessato? Alla probabilità, io ho il positivo al test, voglio sapere se è veramente malato o no. Voglio, una volta che è uscito positivo, trovare la probabilità che sia malato dato che è positivo. Invece tu c'hai le probabilità che sia positivo dato che è malato, oppure che sia positivo dato che è sano. Queste due ti servono, no? Si può fare la forma, però fare la forma è equivalente a fare questo schema, poi vedi quanti sono i veri malati, quanti sono quelli che sono positivi ma sono sani, ti fai questo diviso la somma di questi due e quella è la probabilità. Ok? Questo è. Si può fare con un teorema sia teorema di Bayes, ma è la stessa cosa che fa questo segno. Ok? Oh, vediamo un po' se abbiamo il tempo. Vediamo giusto questa domanda qui. Allora, di 28 persone. Ah, ecco. Facciamo un caso, lasciamo perdere questo qua, facciamoci, abbiamo 5 minuti, più recupero. Allora, facciamo un caso concreto, un caso che, diciamo, sul quale mi astengo da ogni giudizio anche perché c'è un giudizio passato in giudicato. Quindi. Prendiamo il caso, che è una cosa che mi sono visto un po' di tempo fa su YouTube. Prendiamo il caso di Bossetti, quello che è stato condannato, giudicato colpevole per l'assassinio di Yara Candinazzi. Almeno vi voglio spiegare qual è il punto. Allora, il punto è questo. Poi chiaramente io ho visto dei video, alcuni video erano innocentisti, quindi andrebbe sentita anche l'altra campana, perché alcune cose potrebbero. Però alcune cose mi sembra, le ho controllate, mi sembra che siano effettivamente così. Non voglio entrare nel discorso se è innocente o colpevole. Sicuramente per la giustizia italiana è colpevole. C'è una sentenza, la sentenza è passata attraverso tre gradi di giudizio, quindi lui è colpevole. Ok? Qualche dubbio io personalmente però ce l'avrei.
Per quale motivo? Allora, come è stato incastrato il Bossetti? Con il DNA. Con il DNA. No, il furgone si è rivelato essere, l'avevano messo, era dei carabinieri, c'erano andati i carabinieri giù quel furgone. L'hanno ammesso loro. Era stata una cosa fatta d'arte. Con DNA, perché? Allora, quando è stato ritrovato il corpo della povera Yara, hanno trovato una traccia ematica. In realtà di DNA ne hanno trovato tanto, ed era di più persone, però era molto, era anche di persone che avevano avuto, per esempio c'era il DNA di... gli amici. Sì, dei parenti, piuttosto che dell'istruttrice della palestra e di altro. Quindi in base a questo non potevi fare grosse deduzioni. Poi c'era questo DNA, una traccia, c'era questo qua, era l'unica traccia era sugli slip. Quindi era poi si è rivelato essere una traccia ematica, quindi era sangue del presunto assassino. Allora che hanno fatto? Ah, dice, abbiamo questa traccia, la traccia è stata sugli slip, quindi era una cosa abbastanza intima, quindi presumibile sia l'assassino. Quindi sono partiti da questo discorso. Il problema è che la cosa che meno mi convince è il fatto che lei aveva delle... dei residui, cioè dei capelli, altre cose, sotto le unghie, non c'aveva il DNA di Bossetti, zero. Quindi questo mi convince poco. Cioè se c'era stata una lotta... E non hanno analizzato quello sotto le unghie. E non lo so, se questo non lo so se non l'hanno trovato oppure diciamo... questo non lo so, questo va capito bene, eccetera. Però diciamo di Bossetti c'era solo quella traccia. Ah, il punto qual è? Perché poi vi spiega pure perché la difesa di Bossetti è andata male. Il punto è che loro hanno, allora qua c'è un primo problema logico. Se identificare quel DNA basta dimostrare che quello è l'assassino. Questo è il primo problema logico. Va bene, mettiamo pure che lo sia. Allora che cosa hanno fatto? Adesso questa è la storia interessante. Prima hanno fatto un'analisi a mezza Lombardia, insomma, sono arrivati pure in provincia di Frosinone, insomma, a tutti quelli che potevano in qualche modo. Gira che li rigira, a un certo punto hanno trovato questo Guerinoni, questa famiglia Guerinoni, che aveva a che fare con questo DNA, ma non era uguale. Cioè, questo tizio che poi era morto, si chiama Giuseppe Guerinoni, era compatibile col fatto che fosse il padre. Ok? Allora hanno fatto l'analisi agli figli e i figli non erano qua. E allora non sapevano più che fa. Hanno cominciato a pensare, ma questo c'era qualche figlio che non era legittimo. Allora, prima di cercare il figlio, dice hanno cercato la madre. Allora, qua succede una cosa interessante perché voi avete due tipi di DNA. C'è il DNA nel nucleo e quello è il DNA che voi avete da padre e madre. Quindi quando padre e madre si rigenerano, ognuno contribuisce per metà quel DNA. Poi avete nella cellula avete degli altri corpuscoli che si chiamano mitocondri. Questi mitocondri ereditano il DNA solo dalla madre. Ok? Allora, siccome quello là è 100%, quando i mitocondri hanno quel DNA è identificato dalla madre, allora dice, noi il padre già lo sappiamo che è quello. Il controllo per trovare la madre facciamolo sul DNA mitocondriale. Ecco, la cosa bella è che hanno fatto il controllo ad Esther Arzuffi, che è la madre di Bossetti, ed è uscita negativa. È uscita negativa. Cioè il DNA, i mitocondri che stavano in quella traccia ematica non erano della madre di Bossetti. Successivamente, quando hanno identificato che Bossetti era compatibile con quella traccia ematica, hanno dovuto spiegare il fatto che la madre fosse uscita negativa. Allora, che cosa hanno detto? Non so se abbiano fatto un secondo test, eccetera. Ha detto no, la traccia era contaminata, cioè la traccia c'era, il sangue veniva da due persone,
Quindi il DNA nucleare era quello ed è di Bossetti, e quindi quello là è di Bossetti. Poi ci stavano dei mitocondri che era il sangue, che ne so, o della madre di Chiara o di qualcuno, capito? Quindi in quella traccia ematica i mitocondri non erano quelli della madre di Bossetti. Questo lo dicono loro, ufficiali. Allora a quel punto la difesa ha detto: no, la traccia era inquinata, rifacciamo il DNA. Mo non lo so, questo non mi sono letto tutti gli atti processuali, quindi perciò non sono in grado di dare un giudizio. Allora, detto, no, l'accusa ha detto: no, il DNA nucleare, una volta che una volta che l'ho trovato, il DNA nucleare è lui, è sicuro che è lui, stava sugli strip, quindi per me è colpevole. Quindi è inutile che facciamo altre prove, anche perché probabilmente non si sarebbero potute rifare le prove, perché il corpo di Guerinoni è stato cremato, insomma, per vari motivi forse erano prove irripetibili. Mm-hmm. Non lo so questo. Chiaro? Quindi, da una parte quelli hanno chiesto di rifare la cosa, loro hanno chiesto fino in Cassazione. La Cassazione ha detto no, perché quello il DNA nucleare è suo e quindi eccetera. Però effettivamente, diciamo, cioè rimane il fatto che a quello il DNA gliel'hanno fatto mitocondriale, e secondo il DNA mitocondriale non era la madre. Poi dopo invece col DNA nucleare rimane anche, era anche vero che il DNA nucleare è quello di Bossetti. Lui si è difeso dicendo che lui c'aveva frequenti episodi di epistassi, quindi ogni tanto c'aveva questi, aveva delle, cioè, che in giro lui lasciava spesso delle cose bagnate di sangue, però questo qua sai, sono difese, quindi non è detto che sia, però c'è questa storia pure dal punto di vista logico non è propriamente liscia liscia, insomma. Questo per capire come le cose possono andare storte o possono andare dritte, ma in questo caso evidentemente poi noi non sappiamo il quadro probatorio, quindi può darsi pure che effettivamente se la giustizia ha deciso così avrà ritenuto ci sta il quadro probatorio che era fatto in un certo modo, però certamente di primo acchito uno non è che, diciamo, certamente ecco quello che possiamo dire così, mettiamo pure che abbiano fatto la scelta giusta oppure abbiamo fatto la scelta giusta, certamente se si fossero limitati a quel DNA mitocondriale non avrebbero mai trovato l'assassino, questo possiamo dire, quello là non si trovava, e quindi quindi queste sono le cose, perché ripeto non è quando diciamo, allora, voi siete abituati che fate l'analisi del sangue, esce un numero, azotemia 29, no? Uno dovrebbe dire 29 più o meno, capito? Cioè non è la logica dietro tutta una serie di misurazioni, le misurazioni sono affette da errore, la logica è sempre una logica probabilistica. E mettiamo in questo caso se la logica è probabilistica, se è uscito positivo non significa affatto che è malato, qua la possibilità che sia malato è 5%, nonostante il test sia abbastanza efficiente, perché il test sia nell'uno che nell'altro caso, anzi anche l'ultimo lo portate al 100% non cambia niente, invece di 54.000 su 60.000 su 1.200, quindi la percentuale si alza di pochissimo, quindi l'importante è quel 2% di sani che vengono dichiarati malati, perché siccome la malattia è rara, quelli sono, quei falsi positivi sono tanti, quindi ogni problema va inquadrato nella giusta cornice, perché se non ci sarà la giusta cornice, dei numeri presentati in un certo modo possono sembrare chissà che cosa, poi faccio quest'ultimo esempio che ho due minuti, questo è un fatto che è capitato a me, lo cito quasi tutti gli anni. Voi gli integrali sapete fa, no? Ormai è stato a fine anno. Allora, c'avevo questo problema, c'avevo un problema di analisi, c'era una funzione che faceva così, la dovevo integrare da 1 a infinito. Ok? Allora, mi faccio il conto e mi viene un certo numero, 40, era lì al cubo, fratto, eccetera. Mi faccio il conto. Allora, però, dico, voglio controllare, io ci ho sempre avuto
desiderio di controllare, perché se controllate magari gli accorgete gli errori che avete fatto. Allora, cioè, però come fai a controllare? Non mi rimetto a rifare esercizi, non c'avevo tempo, devo fare altre cose. Allora, al tempo avevo una calcolatrice programmabile che mi avevano prestato, costava allora la bellezza di 500.000, stiamo parlando dell'81, una calcolatrice programmabile con la grandissima memoria di 16 KB, con processore a 4 bit. No, era un HP. Quindi era il massimo dell'epoca, però il massimo dell'epoca era una cosa che mo. Comunque, vabbè. Io faccio fare numericamente. Questo mi chiede intervallo. Vabbè, ti dico, cominciamo da 1 fino a 10. Poi io faccio fino a 100 fino a 1000, vediamo se. Se mi viene fino a 10 mi viene 30, poi mi viene, mettiamo che veniva 40, fino a 100 mi viene 38, fino a 1000 mi viene 39,7, allora vuol dire che è 2. Allora, poi mi dice numero punti base. Che significa numero punti base? In quanti? Intervallo. Devo dividere l'intervallo. Allora gli dico 10. Va bene. Gli do la funzione, lui fa i punti. Come li fa i punti? Mi fa con la formula di Simpson. Cioè invece di calcolare l'area, si calcola l'area dei trapezzi. Fa i puntini, fa i trapezzi e ci fa l'area. Più o meno. Io faccio l'area di questo trapezoide più o meno, e infatti veniva tipo, dove di 40 veniva 34 tutti. Va bene, allora io lo faccio fino a 100. Numero di punti base, vabbè, prima metto 1000, metta la cosa, sta cosa dopo 5 minuti non rispondeva, ci ho messo troppi punti base, torniamo, vabbè, mettiamone 100, va, come prima, metto 100, dopo 5 minuti ancora non rispondo, vabbè, a 10 funzionava prima, funzionava pure, metto 10 e lui mi fa di nuovo, divide in 10 e mi fa il calcolo, risultato 120, da 40, non scherziamo, va. Da 40 si è andato a 120, 80, insomma veniva maggiore di 40. Panico. Io facevo sempre l'altro esercizio, però riprogramma la calcolatrice, lo faccio fare fino a 1000. Avevo capito che 100 punti base non ci potevo mettere, ci metto pure la 10 punti base. Risultato, invece di 80, 800. Fino a 10.000, 8.000. Questo ne fa 40 l'integrale, 8.000. Però cosa mi insospettì? Mi insospettì il fatto che ho cominciato a fare 80, 800, 8.000. Questo andamento era troppo regolare, sembrava quasi che aumentasse di 10 volte ogni volta che aumentavo l'intervallo di 10. Comunque, rifaccio un attimo i conti, vedo un po' là, sembra i conti sembrano fatti bene, cioè. Mi sono fidato dei miei conti e ho fatto bene. Poi, mentre stavo tornando a casa, che ho fatto il compito, cioè a casa dove stavo, a collegio, ho capito. Che succede quando tu metti qua 10.000 e ci metti 10 punti base, oppure 100.000, il primo punto base dove va? A 100. E che succede quando tu fai il primo trapezzo che ti stai rubando quest'area qua, anche se non sembra tanta, guarda che l'area di questo trapezio è maggiore dell'area di questo triangolo, questo triangolo c'ha un'altezza fissa, c'ha una base che diventa grande quando ti pare, allora anche se quest'area qua sotto è finita, è un integrale proprio, c'è un'area finita, in realtà questo triangolo ha area che è base per l'altezza diviso 2, l'altezza è fissa, la base la aumenti tu, diventa 100, 1000, 10.000, 50.000 e quindi dopo un po' quel triangolo è praticamente tutta l'area e quel triangolo avrà un'area che poi sarà 80, poi dopo aumenti 10 sarà 800, poi sarà 8.000 eccetera eccetera. Era successo in maniera quasi naturale,
cioè tu eri condotto da, sembrava, cioè l'esercizio ti conduceva a sbagliare, perché tu, siccome non c'avevi da manuale, dovevi per forza operare con pochi punti base. E però se non ti accorgi dell'errore che stai facendo dal punto di vista concettuale, col fischio che lo trovi l'errore, chiaro? A quel punto hai del... quindi, prima cosa, quando hai due cose discordanti, certo c'è un errore da qualche parte, però non sai dove sta, può stare nel campo o può stare nel controllo. E a quel punto sai solo che sono discordanti. Quando sono concordanti e sono abbastanza indipendenti, certamente è una mezza prova, anche tre quarti di prova, anche la prova del nome, no? Quando fai la prova è probabilistica, ma insomma va bene. Sostanzialmente, quando c'hai molte cose concordanti, se sono indipendenti, certo, se sono indipendenti, perché se concordare vuol dire che tutti i giornali dicono che io sono colpevole, quelli non sono indipendenti, basta che trovi qualcuno che li ha pagati tutti quanti, e allora no, lo dicono tutti, quindi deve essere vero. Abbiamo visto che bandwagon fallacy, perché soprattutto potrebbe non essere, potrebbero non essere opinioni indipendenti. Però, quindi, un argomento a parte potrebbe essere la genesi dell'errore, cioè identificare tutti i meccanismi, come dove si sbaglia, perché si sbaglia, eccetera. Però questo argomento richiede una trattazione ad hoc, perché molto spesso degli errori sono sempre gli stessi, quindi certo, fare l'errore sempre lo stesso, no, non va bene.